pronunciare. Questo è un terminale con uno schermo da 3.5 pollici, sempre motorizzato dal Mobile Bravia Engine, quindi questa tecnologia che abbiamo importato dalle tecnologie Sony per la gestione delle immagini, del contrasto e dei colori, ma fin dall'inizio si nota quella che è la sua peculiarità principale, ovvero avere questa banda colorata che si illumina, ma non solo si illumina, ma cambia colore anche a seconda della fotografia o del tema della copertina musicale che noi stiamo ascoltando in questo momento. Inoltre può anche essere impostato come un elemento di riconoscimento quando c'è una chiamata in entrata, quindi posso associare un colore ai miei contatti e questo cambieranno colore a seconda appunto del tipo di chiamata. Devo dire che è stata accolta molto bene questa novità perché aggiunge una dimensione di personalizzazione ulteriore al telefono e proprio per questo si chiama Xperia U appunto, come funziona anche come LED di stato per le notifiche. Esatto, funziona come LED di stato per le notifiche. Inoltre, sempre parlando di personalizzazione, adesso vediamo se mi viene semplicemente o meno, si può cambiare la cover posteriore, quindi ce ne saranno due in confezione, e personalizzarlo, quindi il nero adesso è passato direttamente a rosa. Per il resto anche questo telefono ha una fotocamera molto importante da 5 megapixel, sempre in HD, e anche una fotocamera frontale per le video chat. Anche questo, come tutti gli altri, arriva con vari servizi all'interno, tra cui appunto Music Unlimited e anche video Unlimited che vediamo. È un dual core da 1 GHz e questo arriverà fine aprile, primi di maggio, così come l'Xperia P, ha un prezzo di 249 euro, quindi un terminale rivolto a un target anche più giovane, che comunque vuole avere un Xperia di ultimissima generazione ma a un livello di prezzo più interessante. Una domanda, stiamo vedendo il logo Sony Ericsson. Sì, questo è un campione, un prototipo, non è la versione definitiva, tutti usciranno infatti col brand Sony. Okay.